Continua a scatenare non poche polemiche la serie TV Rocco Schiavone. Protagonista Marco Giallini nei panni del vicequestore più scorretto che c'è. Eppure piace un bel po' al pubblico. L'ultima puntata infatti è stata seguita da 3.783.000 spettatori per uno share del 15,01%. La sua abitudine di concedersi uno spinello di prima mattina ha suscitato pesantissime critiche tra i ben pensanti della nostra classe politica. La settimana scorsa, molti lo ricorderanno, Gasparri, Quagliarella e Giovanardi hanno chiesto un'interpellanza al governo per bloccare la messa in onda della fiction. Direttamente dai microfoni di Virgin Radio, intervistato da Ringo, Marco Giallini ha rispedito le accuse ai tre emittenti replicando così: «C'è stato sì qualche problemino, ma anche fare delle fiction dove di 100 poliziotti in una caserma non fuma nessuno sembrerebbe un po' assurdo». L'accettazione del personaggio di Rocco Schiavone sembra essere ancora lontana. Gasparri ha cinguettato che è un eroe per imbecilli qualche giorno fa, mentre Giovanardi ha tirato in ballo addirittura Ilaria Cucchi, che non ha espresso alcun parere in merito. Se avete perso l'ultima puntata di Rocco Schiavone e volete recuperare, potete andare sul sito www.raiplay.it e cercare la pagina dedicata alla serie.